per molti decenni chi entrava in Santa Croce ne viveva due. La basilica da un lato, i chiostri, Cappella Pazzi e Museo dall'altra. Cioè, entità separate. Oggi il visitatore può vedere un complesso monumentale. Cioè, non si entra in un luogo, ma in una dimensione. Una dimensione complessa, articolata, in spazi che hanno una loro, a volte anche separatezza. Come introdurre? Come nell'inizio di un romanzo determinante l'ingresso nel racconto, nella storia. Questo progetto di ingresso diverso in Santa Croce nacque una volta in qualche maniera per caso, da una riflessione su carte, su ipotesi dei vari ingressi, e avvenne che mentre ne parlavo con Ilaria Duva, lei aveva accanto un soggetto che seppi, credo con un certo scarto di tempo, che era un architetto, che mi pareva abbastanza distratto, che prendeva appunti, disegnava mentre parlavo. Dopo 3-4 volte mi capitò di dover fare riferimento a uno schizzo che lui aveva fatto a conferma di quello che io avevo detto. Cominciai io a capire che quello che stavo dicendo si stava trasformando in segno grafico.